Gwendalina Canessa, ben arrivata al Festival di Sanremo. Grazie, grazie mille, ciao. Ci troviamo qui al Morgana, un bellissimo party di gran galà. Cosa ne pensi del Festival di Sanremo questo anno? Anche se è ancora presto per esprimersi. Sì, è presto per esprimersi, però devo dire io già parto in partenza molto contenta perché ci sono due donne che io ammiro tantissimo. E in parte, se vogliamo, le conosco, Arisa e Emma, perché non stiamo parlando delle classiche bellone e basta. Loro hanno qualcosa che per me è molto comunicativo. Arisa da un piccolo anatroccolo è diventato un cigno e Emma è la mia passione. Quindi è intelligente, è intraprendente, è molto umile, è molto generosa. Quindi insomma io da questo Sanremo mi aspetto delle grandi cose. Proprio per le persone che ci sono dietro, molto, molto umili. Cosa ne pensi della conduzione di Carlo Conti? Pensi che sia un festival positivo, se respira aria positiva a questo festival? Ma al momento sì, io amo Carlo, è solare, è toscano come me, quindi che cosa vi posso dire di negativo? Al momento niente. Del look delle donne cosa ne pensi quest'anno? Come lo trovi? Ma oddio, devo dire stasera ero un po'... Sei una bella regina stasera, quindi... Ho giusto notato due outfit di Arisa e Emma e devo dire questi vestiti strepitosi, una tinta unita di un colore che per me equivale alla passione, quindi il rosso Valentino, bellissimo, favoloso. Lei, se non sbaglio, vestirà anche scognamiglio, quindi insomma, chapeau, ricami, tulle, vedo non vedo. Beh dai, io sono molto positiva quest'anno, anche se non ci vediamo le classiche gnoccolone, però magari più sostanza, dai. Di te, progetti futuri attualmente? Sicuramente nella moda, come sempre, la moda è nel mio DNA e nelle mie corde, ci continuo a lavorare, ci continuo a credere, a breve uscirò con una mini capsule di costumi, una campagna pubblicitaria, non vedo l'ora, e quindi sempre nella moda, che poi è la ragione per cui io insomma vivo e ho sempre studiato, quindi quello sicuramente continua. Poi non lo so, magari il teatro. Gwendalina è una donna esplosiva, piena di idee. Sì, quello sì, non mi fermo mai, ovviamente sono mamma, quindi non è facile conciliare tutto quanto, perché non voglio tralasciare quello che poi è, insomma, sono le priorità di mia figlia. Quello è importante perché i bambini secondo me vanno seguiti. È un lungo, lungo percorso ed è il lavoro più importante che io sto svolgendo. Quello è al primo posto. Come riesci ad abbinare le cose? Successo e essere mamma? Tesoro, è dura, però credimi, io ce la metto tutta con il cuore. La mia bambina molto spesso mi dice: mamma, ti prego, basta andare a lavorare, io voglio stare con te.
quindi i momenti in cui io magari sono con lei non esiste nient'altro. Evito di uscire a divertirmi. Io mi diverto con lei, quindi dedico molto tempo a una bambina di 4 anni e mezzo che va seguita, va indirizzata, bisogna starle dietro. E quindi questa è l'ancora più importante della mia vita. Dopo di lei viene tutto il resto. Maddalena, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un bellissimo Festival di Sanremo e tanto in bocca al lupo per tutti i tuoi successi, che speriamo di farne parte anche noi con i nostri crepi. Grazie mille. Se viene voglia di cantare, canteremo. Proviamo a crederci e poi vedremo. Se viene voglia di cantare, canteremo. Perché Sanremo è Sanremo. Siamo qui fuori Radio Norba in attesa dei Dear Jack. A breve scenderanno e noi gli faremo la nostra intervista. I ladri di emozioni diremo adesso basta, ma non cambieremo. Perché Sanremo è Sanremo. Sanno di zucchero, di fragole e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fan ridere, fan piangere, ci ricascheremo. Perché Sanremo è Sanremo, no. Raga. Ciao ragazzi, in bocca al lupo per questo festival. Un saluto anche. Ciao ragazzi, siamo i Dear Jack, siamo confusi e frastornati, ma vi vogliamo bene. Ciao. Ciao, grazie mille, in bocca al lupo. Ed eccoci con un altro artista, un giovane cantautore, Giampaolo Bianco, che ha lanciato il suo nuovo singolo ed è qui a Sanremo con noi. Ciao Giampaolo, come stai vivendo l'aria di Sanremo? Com'è viverlo da dentro? Ciao, guarda, è bellissimo, si respira musica in ogni luogo, in ogni parte, è veramente una bellissima occasione per noi artisti stare qui. Parlaci un po' di questo tuo nuovo singolo, di cosa parla e cosa ti ha ispirato? Allora, questo singolo si chiama Ci vuole tempo, è uscito a dicembre con etichetta Live Go. Niente, è una canzone molto intima, parla di un rapporto a mio figlio, insomma, praticamente ci vuole tempo ad insegnare la vita o ad amare tante cose e ci vuole anche tempo ad imparare, no? Tantissime cose che il mondo ci offre. Ti andrebbe di farci sentire un piccolo estratto di questo singolo? Così a voce? Sì, a cappella, improvvisato. E ci provo, anche se è molto cantautorale, ma ci provo, come no? Tranquillo, non c'è problema. Anche il cielo è geloso del sole, da una stella mi prenderò cura di te. Rarararai, nararai, ciarararai, ciararai. Beh, che dire, ti facciamo un grande in bocca al lupo per la tua carriera e salutiamo tutti gli amici di G-Style. Grazie, ciao! Ciao. G-Style, in collaborazione con Sky, VIP Show, Rete Capri, canale 20 del digitale, Teleponte, canale 15, AV Channel, Nel Mondo Streaming.tv e ITV. G-Style, ti segue in movimento, racconterà per voi le storie più belle. Il tuo filmato preferito sempre in tasca, ci trovi su YouTube, G-Style TV. Quanti ci seguono? Vai su YouTube, G-Style TV. G-Style, seguici e vedrai.